Ciao gente, benvenuti in un video nuovo e in edizione straordinaria, perché è da un po' che non ci vedevamo, quindi ciao. Non volevo girare video in questi giorni atroci di caldo africano. Sapete quanto io detesto e odio profondamente l'estate, cioè con ogni mia cellula la odio. E adesso sto facendo parecchio caldo anche qui in montagna e quindi sono già un po' di giorni che sto dormendo malissimo. Sono stata male, ho avuto anche la febbre, a volte non mi viene voglia di mangiare, quindi già mi girano le palle così, diciamo, a prescindere. Ma come sempre, la gente mi provoca. E quindi ho deciso di fare un po' di video sputtanamento, che comunque sono sempre molto belli su YouTube, così vi racconto un po' cosa mi è successo. Iniziamo dal video di oggi, come avete visto nel titolo. Oggi parliamo delle poste italiane, le care vecchie poste italiane, che mi hanno fatto uno sgarro. Cosa da non fare mai, perché veramente, la prendo non bene. Ma adesso vi racconto la storia. Sapete che io acquisto da Vinted. Poi i rumori che sentite di sfondo, di come sfondo, quindi saranno nel video successivo a questo, perché faremo un video anche su questi bellissimi rumori dati dai miei concittadini, ma in un altro video. Parliamo delle poste. Sapete che io compro da Vinted da un po' di tempo. Prima o poi, comunque chiusa parentesi, sapete che io compro da Vinted da diverso tempo e da un po' di tempo adesso Vinted dà la possibilità di usare più corrieri, quindi non più solo PS, ma anche le poste italiane, cioè il corriere SDA. Benissimo, io non devo comprare niente per me, devo comprare una cosa per mia mamma. Niente, ho comprato da una signora gentilissima di Napoli. Ho comprato una cosa, un gel dell'erborario che voleva vendere. L'ho comprata il 29 luglio. Visto che questa cosa doveva arrivare nella tabaccheria di Torino, dove poi mia mamma doveva andarla a ritirare, io ho scritto a questa signora. Le ho scritto, guardi, me lo può spedire subito perché poi l'8 di agosto la tabaccheria chiude per le vacanze e il pacco poi non saprei come prenderlo. Questa signora gentilissima mi ha spedito il pacco il giorno dopo, ossia il 30 di luglio. Benissimo, di solito i pacchi arrivano in 2-3 giorni, invece niente da fare. Era sempre fermo alle poste, passa un giorno, è il 1° di agosto, è il 2 di agosto, è il 3 di agosto, è il 4 di agosto, è il 5, è il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, e va avanti così questa cosa, fino a quando io comincio a dire: ma adesso il negozio, la tabaccheria chiude, dobbiamo andarlo a ritirare però sto pacco, no? Allora ho pensato, sarà nell'ufficio postale, ovviamente più vicino in zona. Benissimo, allora dico a mia mamma, chiama e le do il numero di tracking per rintracciare sto benedetto pacco. Per rintracciare sto benedetto pacco. E infatti l'abbiamo rintracciato, ragazzi. Abbiamo rintracciato, era a Torino, nella sede di via Marsigli 22. Mia mamma va lì e un tizio con le braccia tatuate dice a mia madre: sì, è da noi, ma non lo può ancora ritirare perché deve essere registrato, deve tornare venerdì. Mia mamma, che si è fatta la coda con questo caldo porco, ragazzi, è tornata a casa e mi ha detto: guarda, il pacco è lì, però mi hanno detto di andare a prenderlo venerdì.
E io dico, vabbè, se te l'hanno detto loro, sapranno, no? Il loro lavoro, sapranno lavorare, no? Mai fidarsi, ragazzi, della gente. Ieri mi arriva una notifica di Vinted: il tuo pacco sta per essere spedito al mittente. E io dico, no, no, aspetta, c'è qualcosa che non va. Chiamo mia mamma e lei dice, no, ma scusa, mi hanno detto di andare venerdì, io vado venerdì. Io dico, sì, ma a me mi è arrivata la notifica di andarlo, cioè che non si poteva neanche prendere, che era già stato rispedito al mittente. Mia madre è ritornata oggi alle poste di via Marsiglia a Torino e il tizio tatuato non c'era più, giustamente non c'era più, c'era un'altra impiegata che le ha detto, no, ormai il pacco è ritornato a Napoli. E adesso ditemi se a me non deve venire il satanismo. Porca di quella boia. Metterò il beep. Cioè, ditemi se io non mi devo incazzare come una bestia. Perché io odio ragazzi, odio quelli che non vogliono lavorare. Odio la gente imprecisa, odio la gente che dice balle. Avete raccontato palle al pubblico e io ci ho rimesso soldi e tempo perché ho aspettato 2 fottute settimane per avere il mio pacco e non l'ho ricevuto. E oltretutto, mi avete mentito, deliberatamente mentito. Veramente, ragazzi, io ho passato 1 ora e più a imprecare come Satana. Perché io non posso sopportare quando vedo gente che lavora con il culo. Perché la verità, lavorate con il culo, cazzo! È la verità. E io sono sicura che queste cose non capitano solo a me, ma capitano a molte persone. Infatti poi avete recensioni negative, chissà perché, chissà perché. E vi racconto un'altra cosa, ragazzi. Nel 2018 io dovevo ricevere un pacco per Natale. E me l'hanno mandato a gennaio, facendomi rovinare il Natale. E la loro scusa, sapete qual è stata la loro scusa, ragazzi? Ma è il periodo natalizio. Ma che cazzo vuole dire che è il periodo natalizio? Che cazzo vuol dire che è il periodo natalizio? Cioè, quando tu devi lavorare sempre. Io odio la gente che quando nel calendario c'è scritto Natale, Ferragosto, Pasqua, non c'hanno voglia di fare più un cazzo. Ragazzi, vi giuro, io li licenzierei in tronco. Non sopporto quello che ad agosto pensa a farsi la sua f***a. È inutile, grigliata di m***a, ma non ha voglia di lavorare. Pensa andare al mare ad abbronzarsi con le sue inutili cazzo di chiappe. Io non li sopporto quelli così. Infatti, secondo me, non dovrebbero avere il posto. E questa gente qui, ragazzi, quando poi c'è da pigliarsi lo stipendio, però, quello si strofinano le manine, quello è bello da prendersi, però poi i pacchi degli altri, i cazzi degli altri, chi se ne fotte, giustamente, chi se ne fotte. E ci rimettiamo noi perché adesso io ho un danno economico, non ho ricevuto la mia merce e sono stata anche presa in giro. Mia madre si è fatta la coda ed è stata presa in giro da questa gente che gli ha dato delle indicazioni false e sbagliate. Tu non puoi dire a uno, no, deve venire venerdì. Mia madre gliel'ho chiesto varie volte a questo tizio tatuato dicendo, ma no, torno domani. No, domani è presto, deve tornare venerdì. E mia madre ha insistito, ma è sicuro che non devo tornare domani? Che poi oltretutto sei il pacco lì. Ma c***o, taglielo sto c***o di pacco! Perché dobbiamo aspettare fino a venerdì? Perché non c'hanno voglia di lavorare, la verità è questa. Però prendersi lo stipendio sì. Ah, lo stipendiuccio però sì. E questa cosa deve finire, ragazzi, deve finire perché io leggo un sacco di gente in c***a bestia, perché non è possibile che se io pago un servizio, questo servizio non funziona, a me mi crea un f***ing danno. Il tempo è denaro, e com'è possibile che un pacco da Napoli a Torino dopo 15 giorni non l'ho ancora ricevuto? F***ing
Com'è possibile questa cosa, ragazzi? Com'è possibile? A me sta roba mi fa salire satanismo, ve lo dico, è satanismo puro. Questo video sarà pieno di beep, non me ne frega niente, metterò beep ovunque. Deve finire questa roba che in Italia la gente non vuole lavorare. Soprattutto quando si avvicinano queste foto da calendario di merda, che io le odio. Io odio quello che deve dire, oh, c'è il cenone di Capodanno, oh, devo andare a fare la grigliata di Ferragosto. Lavora, imbecille, che lavoro è la cosa più importante in questa cazzo di vita. Lavora, idiota. E io non lo sopporto, vi giuro, quelli che sono a contatto col pubblico, che quando si avvicinano i giorni di festa, o sono scazzati, o mentono, o non hanno voglia di dirti le cose. Cristo, paghi, vieni pagato, tu devi lavorare, devi fare quello che ti viene chiesto e devi essere preciso come un orologio svizzero. Devi essere preciso come un orologio svizzero. Scusate, Buria si spaventa quando mi girano le palle vorticosamente perché fa pure caldo. È finita, ragazzi, il momento che noi dobbiamo sempre soccombere e essere noi danneggiati. Noi danneggiati da ste aziende. Ma noi chi è che ci ridà il tempo? Chi è che ci rimborsa i danni? Nessuno! Ci dicono sempre, può capitare, può capitare. Sì, però poi quando io metto un francobollino che è sbagliato di qualche centesimo, la multa però, quello no! Ah, su quello siete fiscali. Quindi, ragazzi, io ve lo dico, con Poste Italiane non ci voglio più avere a che fare, troverò sicuramente altri tipi di corrieri, perché, ripeto, non è la prima volta che mi fanno queste cose e ogni volta la fanno passare come una cosa che può capitare. Può capitare una cippola. Non deve capitare, non deve capitare. Devi essere preciso e devi lavorare sempre in modo efficiente perché vieni pagato. Altrimenti, se non ti piace questo tuo lavoro, vai a fare qualcos'altro. Perché poi io vedo, poi adesso facciamo anche una piccola cosa di alcuni corrieri. Sapete come lanciano i pacchi? A volte li vedo io. Dove c'è scritto fragile, li pigliano, li lanciano, che poi a volte voi avete dentro qualcosa di fragile, i monitor, queste cose qui, si rovinano, non gliene fotte una mazza delle vostre cose. Questo fa schifo, questo vi rovina l'immagine della vostra azienda. Per quello che poi nelle pagine dei social ci avete tutte recensioni negative. Secondo voi perché? Per queste cose. Uno doveva assolutamente, primo, chiedere scusa a me e mia madre, due, recuperarmi il pacco che adesso è tornato a Napoli quel mio pacco e io l'ho perso per una vostra mancata professionalità, non sapete nemmeno voi cosa dovete fare ed è gravissimo che uno che lavora nelle poste non sa come si smistano manco i pacchi, dice le cose a muzzo. Ci stai a fare lì dentro? Io non lo so. Invece di farti tatuaggi, forse è meglio che lavori più in modo preciso. Vedi te. Comunque, questo è il primo video, ragazzi, ce ne saranno altri perché oggi fa caldo, fa un caldo schifoso, ci sono più di 30 gradi. Quando c'è questo clima qui, io non tollero niente, ho dormito malissimo e nel prossimo video scoprirete anche perché non è finita qui. Quindi questo, diciamo, video verità su quello che mi è capitato con le Poste Italiane, specificatamente via Marsigli Torino, perché mi è capitato lì e non è la prima volta che mi capita lì di avere questi problemi, perché appunto la precisione non è di casa. Per me è allucinante che se tu lavori lì e vedi con il numero di tracking, ah sì, il pacco è qui, dammelo, cosa c***o mi fai tornare di nuovo che poi invece me lo rispedisce il mittente? Vedi che non sei capace neanche a fare il tuo misero, stupido lavoro? Non lo sai fare, il tuo stupido, misero lavoro e quindi ti becchi questo, un video di recensioni pessime, negative, perché te lo meriti. Prossima volta ti fai più furbo e impari cosa vuol dire fare il proprio lavoro, che non è questo. Ci sono tante persone che vorrebbero un lavoro e sono sicura che lo farebbero bene. Molta gente ce l'ha e ne approfitta.
Comunque, ragazzi, se volete altri video sugli uffici di Torino, perché ne avrei da raccontare anche del passato, le poste, cosa a parte, ma se volete anche altri video di questo genere, su cose che mi sono capitate allucinanti negli uffici, chiedetemeli nei commenti, io non ho nessun problema a dire la verità, perché in questo mondo la verità è sacrosanta e chi è cliente paga e quindi richiede un servizio, deve mantenere, deve avere, ha il diritto di avere quel servizio in modo impeccabile, altrimenti recensioni negative, perché devi imparare cosa vuol dire lavorare veramente e non pensare alla tua grigliata di Ferragosto che non ce ne frega minimamente, oppure al tuo cenone di Natale che non ce ne frega minimamente, perché come tutti si lavora fino alla fine. E a volte c'è gente che lavora anche nei giorni di festa, perché è così. Quindi, oggi è così, adesso stanno suonando, mi sa che oggi non è neanche la giornata giusta dei call center, perché non è giornata. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video che sarà simile a questo. Ciao!